Buon pomeriggio. Allora, da questa mattina praticamente siamo fuori dal mondo, c'è la linea che mi va e viene, quella internet, non si può, quella per chiamare a volte funziona, a volte no. Si è staccato. Adesso sto dicendo con non solo chiamate di emergenza. Che scocciatura, però guardate, è una vera rottura, perché comunque per come siamo abituati ormai con questi telefoni mi sento spaesata. Oh, non ho potuto guardarmi nemmeno i vostri video. Vediamo se entro stasera se ritorna. Infatti ho anche messaggi con l'orologio che non me li ha inviati. E niente, i bimbi sono al balcone che si stanno mangiando le patatine. Io mi sto guardando un po' di TV, visto che non posso comunque guardarmi i video a spesa, sa. E ne approfitto per guardare la mammina. Ne approfitto per guardare la TV, purtroppo. E niente, quindi mi faccio una carrellata di canali e guardo la TV. E nulla, ci aggiorniamo. Ah, comunque io ho sistemato tutta la cucina, poi qua ho preparato il sugo per questa sera, qua ho bollito i fagiolini, poi me li vado a conservare. Infatti ho sciacquato già la pentola che ho usato per cucinare i fagiolini. Per questa sera vado a fare la pasta col sugo, però io e mio suocero ci mettiamo anche i fagiolini dentro, perché gli altri non la vogliono, quindi solo per me e mio suocero. Gli altri col sugo normale, diciamo, quando il sugo con la carne trita. Invece io e mio suocero ci aggiungiamo anche i fagiolini. E nulla, ci aggiorniamo più tardi. Ci prendiamo un po' di sole. I ragazzi si fanno i dispetti a vicenda. Noi stiamo un po' fuori. E nulla. Ci aggiorniamo dopo. Mi sto annoiando. Ma non è che almeno il tempo è bello, posso stare un po' fuori. Se no, senza linea. È brutto tempo. Sarebbe stato proprio orribile. Almeno. Ne approfitto, mi godo un po' di sole. E nulla, ci aggiorniamo più tardi. A dopo. Allora, buonasera. Ancora stasera la linea è così e così. E niente, io ho fatto doccia e shampoo. Mi vado a fare le trecce nuovamente, così domani mattina stanno meglio. E niente, io vi auguro comunque una buona notte e ci aggiorniamo domani. Buongiorno. Allora, siamo venuti qua al parco perché siamo stati al supermercato a prendere due o tre cosine che mi mancavano. Il detersivo dei piatti, poi loro hanno voluto un bagno spuma, la carta alluminio che avevo terminato, poi loro hanno avuto chips, le Kinder Cards e robe così. E niente, mo siamo venuti un po', li ho portati un po' qua, perché il supermercato è vicino al parco, quindi li ho portati un po' qua e giocano da quelle parti. E niente, poi me ne sento, perché comunque ho
mezza casa sotto sopra, super giù, siamo là e niente, ci aggiorniamo dopo. Allora, come detersivo ho comprato questo qua, che era, sinceramente l'ho comprato perché era in offerta, Sole Piatti, limone verde. E come prezzo veniva 1,45 euro. Poi ho comprato la carta alluminio, sì, 1,98 euro. Sì, aspetta, Chiara. Mamma. Aspetta, poi c'era questo bagno schiuma. Mo acqua qua presto non ne ho. Questo bagno schiuma qua. Tentiamo, scendiamo. Aspettate che non lo, così non lo vedete. Rilassante con oli essenziali di lavanda e patchouli. Comunque sono della Grai. E questo veniva 1,58 euro, vabbè, 1,60 euro questo qua. E niente, poi c'è la, vabbè, la borsetta di Chiara, le, i Kinder Cards, il tè, i chips, hanno voluto i palloncini, hanno voluto pure gli orsetti. E niente, un mini, due o tre cosette, un mini svuota la spesa all'aperto. Loro mangiano e giocano e qua siamo al parco. E qui sulla panchina sono seduta io. Ovviamente non fa caldissimo e posso indossare le magliette, quelle di Saba Glory, perché fino a mo sto caldo non era cosa. E niente, dopo. Allora, sono, siamo rientrati e ho steso i panni del lavoro di mio marito, che erano, la lavatrice aveva terminato e quindi li ho stesi, ho sbattuto i tappeti fuori e adesso mi ci passo la scopina e poi mi rimane di pulire il bagno. Perché i letti l'avevo già fatti prima di uscire, le tazzine della colazione le avevo fatte prima di uscire. Adesso vado a passarci la scopina, poi ci passo l'alcol per terra e poi vediamo cosa preparare. Io ho la pasta fredda che mi ero scongelata l'altra sera, che me la dovevo mangiare ieri, e ieri mi sono dimenticata e quindi è rimasta in frigo e me la mangio oggi. Devo solo vedere i ragazzi cosa vogliono, quindi ci aggiorniamo dopo. Allora, terminato, ho spolverato solo la testata del letto perché là si accumula tantissima polvere, poi anche il fatto di poggiarci la testa. Comunque, ho spolverato il letto e l'entrata, perché apri e chiudi la porta, l'altro mobile l'ho fatto ieri, quindi oggi no. E adesso, poi ho dato una bella spruzzata di quel profumatore al muschio bianco e adesso vado a fare queste due zucchine, che una sembra al colore, sembra un cetrio. Vado a fare queste due zucchine, che gli faccio la pasta a Chiara, a Vanna e a Samuele, e io invece c'ho qua la pasta fredda con il condimento del riso, diciamo, quello con di riso. E niente, vado a preparargli le zucchine, così gliele soffriggo e poi faccio la pasta. Ci aggiorniamo dopo. Ma vai, il pane è gufo! Il pane è gufo! Mamma! Allora, buon pomeriggio dal mio bagno. Come vedete, sono inginocchiata qua. Ed ecco qua, ho svuotato qui, ho dato una pulita qui. Allora, questo l'ho messo qua perché si è rovinato, avevo messo acqua e ammorbidente, però si è fatto, si è creata questa cosa, boh, non lo so, quindi io vado a buttare nel gabinetto e butto pure il contenitore. Poi, siccome ho questo qui, Amukina liquido pavimenti igiene profonda non lascia residui senza risciacquo, per le mattonelle che ho io a casa
fa è come la candeggina, mi fa quello plash 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 appiccicoso, no? Quindi me lo vado ad inserire in uno spruzzino vuoto e lo vado ad utilizzare per no, perché tanto io al balcone ci lavo sempre con il secchio. Lo vado a mettere direttamente nel secchio, mamma mia, mi fa male sto dito di qua. Lo vado a mettere direttamente un tappino dentro il secchio, volevo fare una cosa ma no. Perché per pulire il bagno, buonanotte, buongiorno, per pulire i pavimenti quando non ho alterno alcol, se mi manca l'alcol, qua dentro c'è acqua e detersivo, quindi... No, quello lo metto direttamente nel secchio. E niente, ma ho passato l'aspirapolvere. E ma siccome c'è questo coso qua che ce n'è veramente poco, lo utilizzo un po' così. Vado a spruzzarlo qua e a pulirci. E lo utilizzo così. E ci aggiorniamo dopo quando metto tutto in ordine. Tutto rosso, sveglia. Allora sono fuori che giocano, prima avevano scarpocchiato un po' quelli. Adesso metto tutto a posto. Niente, cucina pulita e nulla, divano mezzo in ordine, mezzo no, solo questo pezzo. Che ci posso fare? Ci saltellano in continuazione. E ma mi ci sono buttato io e nulla, ma mi rilasso un po'. Loro stanno giocando fuori. Okay, e niente. E ci aggiorniamo dopo. Ciao. Mamma. E poi glielo scendiamo. Giocando a pallone con quelle giocchette di plastica. Non so come fa a stare a dorso nudo. Io così a mezza manica sto bene a bene, che loro non stanno fermi un minuto, quindi figuriamoci. E niente, ho messo la carne come avete visto a marinare, poi più tardi la inizio a preparare e poi come contorno penso di fare... Ma vediamo. Vediamo. Loro ininterrottamente da oggi pomeriggio, primo pomeriggio, a giocare, a fare il casino. Le mie orecchie stanno ringraziando. E niente, si sono fatte le 6:30. Sì, 18:35. Sto iniziando proprio a fuoco, proprio fine, basso. Sto iniziando a cuocerla comunque molto lentamente. E niente, poi mi tocca risistemare tutto quanto nuovamente. Il divano, vedete, è di nuovo calante. E l'ho cercato sì e no. Ma... niente, stasera poi lo riaggiustiamo. Niente, quindi la cena di questa sera è la carne con l'insalata. Domani mattina dal dentista. E niente, ci aggiorniamo domani mattina. Allora,
la carne l'ho piazzata tutta qua, adesso piano piano si sta cucinando. E alla fine ho optato per una bella iceberg, quindi questo qui. Loro ininterrottamente da oggi pomeriggio, primo pomeriggio, a giocare, a fare casino. Le mie orecchie stanno ringraziando. E niente, si sono fatte le 6:30. Sì, 18:35. Sto iniziando proprio a fuoco, proprio fine, basso. Sto iniziando a cuocerla comunque molto lentamente. E niente, poi mi tocca risistemare tutto quanto nuovamente. Il divano, vedete, è di nuovo calante. E lo c'è stato sì e no. Ma fa niente. Stasera poi lo riaggiustiamo. Niente, quindi la cena di questa sera è la carne con l'insalata. Domani mattina dal dentista. E niente, ci aggiorniamo domani mattina. Buongiorno, buon giovedì. Questa mattina non ho preso per niente il telefono in mano. Sono le 12, quasi e mezza. Siamo arrivati stamattina praticamente alle 9. Ho portato Samuele al centro estivo. Chiara è stata giù da me. E Ian siamo andati con mio suocero dal dentista. Siamo arrivati. Adesso Anna è al parco con degli amici. Samuele e Chiara oggi erano a pranzo da mia sorella. E io sono qua. Vi faccio vedere cosa sto preparando. Anna, ci facciamo uno spaghettino con allo scoglio. Ma si sta scongelando per bene. Qua ho messo l'acqua, così poi si farà, metterò gli spaghetti. Oggi andiamo di mare. Facciamo uno bello spaghetto allo scoglio. Buono. Ci aggiorniamo dopo. Buon pranzo a tutti. Oggi bicchieri colorati, giusto perché siamo solo io e lei, se no con gli altri due terremoti come sono, me li spaccano. Allora, avevo due melanzane viola, adesso queste più vicine, che non si riuscivano poi a tagliare a fetta intera, le ho lasciate da parte, che le vado a fare a tronchetti e le metto nel sugo. Queste qua adesso le vado a fare un po' in padella, tipo arrostite. E poi li faccio a cotoletta, cioè passate nell'uovo e poi fritte, panate, come se dovessi fare le cotolette. E niente, ci mettiamo all'opera.